mi dicessi che un museo ha creato un videogioco scaricato da più di 1 milione di persone, ci credereste? Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Chi ha detto che i videogiochi debbano essere per forza violenti o super competitivi? Esistono anche titoli che ignorano questi classici schemi per offrire al pubblico qualcosa di più profondo ed orientato alla cultura. E questo è il caso di Father and Son, il videogioco per dispositivi Android e iOS creato dal MAN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. I contenuti sono stati ideati da Paolo Giulierini, direttore del MAN, e del professor Ludovico Solima, ma non immaginatevi il gioco come qualcosa di noioso e accademico. Father and Son è la storia di un insolito rapporto tra padre e figlio. Il primo è un archeologo che ha donato la vita al suo lavoro a discapito della famiglia, mentre il secondo è un artista che prova ad avvicinarsi al mondo del defunto padre. Per farlo, il giovane Michael, così si chiama il nostro protagonista, si recherà al Museo Archeologico della capitale partenopea per poi lanciarsi in avventure ambientate in diverse epoche storiche, come ad esempio quella romana o la meno antica età borbonica. Tranquilli, guidare il protagonista in questi scenari non sarà affatto difficile. Il gioco è in 2D a scorrimento laterale e per muoversi basterà semplicemente premere lo schermo a destra oppure a sinistra. Ogni tanto compariranno particolari icone che vi permetteranno di interagire con gli oggetti. Insomma, nulla di complicato. In Father and Son, inoltre, ogni scelta del giocatore influenzerà la storia e porterà a finali diversi. Fate ben attenzione, parlate con tutti i personaggi e ponderate le vostre decisioni, cercando di non perdere mai di vista l'obiettivo. Father and Son è quindi una storia commovente e alla portata di tutti. Due gli obiettivi principali di questo gioco. Il primo è sicuramente promuovere in modo insolito ed innovativo il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e invogliare gli utenti a visitarlo e a scoprire le sue collezioni. Il secondo invece è quello di invitare i giocatori ad esplorare il capoluogo campano non solo all'interno del gioco, ma anche nella realtà. Vi segnalo infine che il gioco creato dal MAN è assolutamente gratuito, quindi non avete scuse per non provarlo. Direi che anche per oggi è tutto, io corro a giocare con Father and Son, voi nel frattempo ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Se invece avete dubbi oppure volete qualche consiglio tech, non esitate a contattarmi sulla mia pagina Facebook. Ciao!